Marte, il pianeta rosso, è in difficoltà. Qualcosa ha perturbato la sua orbita, modificando la sua rotta e facendolo precipitare verso il Sole. C'è dell'altro. La Terra si trova sulla traiettoria del pianeta. C'è un grave rischio di collisione. Finzione? Forse. Ma è molto probabile che un impatto simile nel passato sia avvenuto davvero. Tuttavia è possibile che questa collisione sia stata per noi un colpo di fortuna. Sembra che qualcosa dalle dimensioni simili a quelle di Marte abbia colpito effettivamente la Terra. Da quell'impatto è nato il nostro satellite e ciò è molto positivo poiché la Terra non sarebbe la stessa senza la Luna. La nostra prototerra senza la Luna, prima della collisione. Sembra che qualcosa dalle dimensioni simili a quelle di Marte abbia colpito effettivamente la Terra. Da quell'impatto è nato il nostro satellite, e ciò è molto positivo, poiché la Terra non sarebbe la stessa senza la Luna. È una domanda semplice, ma soltanto recentemente gli scienziati se la sono posta. Che cosa accadrebbe se non ci fosse la Luna? Se non esistesse il Sole, non ci sarebbe vita sulla Terra. In realtà non ci sarebbe neanche la Terra, ma il nostro altro vicino celeste, la Luna. Senza di essa la Terra esisterebbe, ma forse sarebbe un corpo celeste privo di vita. Plutone è l'unico altro pianeta del Sistema Solare con un solo satellite relativamente grande. Ma questi piccoli corpi isolati sono planetoidi ghiacciati e in realtà contano poco. Giove, il più grande dei pianeti, possiede decine di satelliti, ma come accade per quelle degli altri pianeti giganti come Saturno, Urano e Nettuno, queste lune sono nane al confronto. Giove e i suoi satelliti sembrano un sistema solare in miniatura. Marte ha due lune piccolissime che molto probabilmente sono due asteroidi catturati. In un certo modo Venere è un pianeta gemello della Terra, ma le similitudini non arrivano molto lontano. Venere non ha satelliti. Così come Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, che è appena un po' più grande della nostra Luna. Nel Sistema Solare soltanto la Terra ha la fortuna di possedere un satellite così grande. Come è accaduto? Non c'è una teoria evolutiva che si applichi allo stesso modo a tutti i pianeti, perché allora Mercurio e anche Venere e Marte avrebbero dovuto avere una grande luna, ma non ce l'hanno. Se la Luna e la Terra si fossero formate insieme nel Sistema Solare primordiale, la Luna dovrebbe possedere un grande nucleo ferroso come la Terra, ma non ce l'ha, ed è per questo che tale teoria risulta sospetta. E la teoria della cattura? La Terra ha catturato un planetoide che passava vicino? No. Un corpo celeste grande come la Luna avrebbe continuato per la sua strada. Una terza teoria afferma che la prototerra, in uno stato semiliquido, girava tanto velocemente che un suo frammento si staccò dalla protuberanza equatoriale, ma i dati fisici non sono compatibili. Mentre la NASA si prepara per andare verso la Luna, gli scienziati cercano una spiegazione più plausibile. Harold Urey, il geochimico coinvolto nella pianificazione iniziale delle missioni Apollo, commentò che nessuna delle tre teorie funzionava. Quindi la Luna non dovrebbe essere lì. Ma la Luna è lì veramente, e dal 1969 sei missioni hanno trasportato 12 astronauti sulla sua superficie. I primi allunaggi dell'Apollo si occuparono soltanto di lasciare bandiere e orme sul suolo. Tuttavia, nei viaggi seguenti, gli astronauti cercarono le cosiddette pietre della Genesi, materiali che risalivano all'epoca della formazione della Luna. Queste rocce risolvono il rebus sull'origine della Luna. In totale, le missioni Apollo riportarono sulla Terra 400 kg di polvere e rocce lunari. Quando ritornarono dalla Luna le prime spedizioni Apollo, si tennero delle conferenze annuali a Houston per esaminare le rocce lunari e discutere la loro chimica e le loro proprietà. La gente li chiamò Rock Festival per via delle rocce, ce ne fu uno ogni anno. I risultati furono deludenti. Le rocce somigliavano a quelle della crosta terrestre, non contenevano acqua e poco ferro. Non erano pietre della Genesi.
E comunque non era strano. Dopo miliardi di anni, il bombardamento cosmico ha distrutto le rocce più antiche della superficie lunare. Fino a un certo punto, la ricerca delle pietre della Genesi fu un'impresa inutile. Sebbene l'uomo avesse camminato sulla Luna, le teorie sulle sue origini non avevano fatto molti progressi. Alcuni scienziati si riunirono e incominciarono a pensare che erano già passati 10 anni dalla fine delle missioni Apollo e si supponeva che dovessimo sapere di più sull'origine della Luna. Perché non avevamo ancora una risposta? Hartmann crede che i suoi colleghi, concentrandosi soltanto sull'analisi delle rocce, abbiano perso di vista il quadro generale. Era convinto che gli impatti fossero la chiave di tutto. La Luna ha una storia di collisioni che dura da 4 miliardi e mezzo di anni, ha sofferto numerosi e importanti impatti, specialmente sulla fascia nascosta. Prima delle missioni Apollo, quando la faccia nascosta del nostro satellite era appena conosciuta, Hartmann cercò di tracciare una mappa dei crateri situati al confine dell'emisfero visibile. In un laboratorio, lui e un suo collega realizzarono un globo speciale. Proiettammo le migliori fotografie che avevamo su quel globo e le osservammo di lato, scoprendo una nuova tipologia di caratteristiche sulla sua superficie che prima non avevano preso in considerazione. Vedemmo grandi cicatrici concentriche che formavano crateri con un diametro di 1000 chilometri e mi fecero pensare che la Luna avesse subito impatti notevoli e che all'inizio ci fossero stati enormi corpi celesti nel sistema solare che si scontravano coi pianeti. Per ogni impatto sulla Luna, sulla Terra ne avvenivano 25. Nel 1984 Hartmann, partendo dai dati disponibili, il piccolo nucleo di ferro e le rocce asciutte simili a quelle della crosta terrestre, ebbe la certezza che la Luna si era formata in seguito al più grande degli impatti. Il corpo che impattò doveva avere le dimensioni di un pianeta, ma possono scontrarsi due mondi? Dalla Russia, una nuova teoria sulla formazione planetaria suggeriva che ciò è possibile e accade. Il nostro sistema solare primordiale era un caos. Da una vasta nube di gas e polveri, alcune particelle si erano unite ed erano poi cresciute fino a raggiungere il volume di una palla da basket, aggregandosi e urtandosi. Ben presto furono grandi come montagne. Il processo durò circa 100 milioni di anni. Eravamo nella fase finale della formazione dei pianeti. Un planetoide colpisce la superficie di Mercurio. I detriti fanno rotta verso Venere. Più in là c'è la Terra, la terza roccia partendo dal Sole. Tuttavia, di seguito, nel vuoto che c'è prima di Marte, c'è un pianeta in più, uno straniero vagabondo chiamato Orfeo. È troppo vicino alla Terra. Nel suo avvicinamento successivo avviene il cataclisma. È un'idea molto affascinante quella secondo cui tutti i pianeti subirono una serie di grandi collisioni. Questo spiegherebbe perché alcuni pianeti hanno un tipo di sistema e altri hanno altri tipi. Se uno va abbastanza indietro nel tempo ed esamina i pianeti in dettaglio, si rende conto che sono relativamente simili. Si colgono le somiglianze, ma pian piano si scorgono anche le differenze. Venere, per esempio, ruota al contrario, probabilmente a causa di un impatto di enormi proporzioni. Marte ha un'inclinazione dell'asse simile a quella della Terra, un indizio che, chissà, ci conduce a un altro grande impatto. Il gigante gassoso, Urano, orbita su un fianco, rovesciato da un corpo celeste di dimensioni simili alla Terra. Ecco uno dei leader mondiali sul tema degli impatti. Lavora a Tucson, in Arizona, come Hartmann. Jay Melosh è scettico sulla teoria di Orfeo, ma è disposto a verificarla. In quanto scienziati, siamo interessati a quello che succede quando due pianeti si scontrano, ma probabilmente non porteremo mai a termine un esperimento con una reale collisione tra pianeti. Perciò dobbiamo trovare un altro modo per ottenere informazioni su quello che succede in casi del genere. Melosh ricorre ad alcuni specialisti in impatti, i militari. Facciamo la stessa cosa che fa l'esercito quando affronta il problema di determinare gli effetti delle esplosioni nucleari sotterranee. Ricorriamo a un computer. In Nuovo Messico, una conversazione casuale con un addetto ai lavori consentì a Melosh di avere accesso a un computer dei Sandia National Laboratories.
È un computer segreto e per questo motivo non mi permettevano neanche di toccare la tastiera. Il mio collega mi chiedeva dati sui problemi che tentavo di risolvere, per esempio qual è il diametro del bersaglio, e io gli diedi quello della Terra. Alcune teste si alzarono nella stanza. Il bersaglio era la Terra, quindi mi chiese il diametro del proiettile, gli diedi la metà del diametro della Terra. Altre teste si alzarono. Poi la velocità dell'impatto, 11 km al secondo. Alla fine, a causa dell'eccitazione creata per via di questa gigantesca collisione, si diede alla mia ricerca la massima priorità. Ben presto si videro i risultati. Potemmo vedere la collisione di un pianeta. Vedemmo uscire un'enorme eruzione di gas e fu quella simulazione che ci permise di avanzare molto nella comprensione di ciò che accade in questi eventi. Allora cosa succede quando due mondi si scontrano? Abbiamo visto film con pianeti che si scontrano e scene come quelle di Guerre Stellari dove i pianeti si disintegrano istantaneamente. Ma non succede così. I pianeti sono così grandi che tutto avviene molto lentamente. Se andassimo indietro di 4 miliardi e mezzo di anni fino al giorno in cui il pianeta Orfeo si scontrò con la Terra, vedremo le cose accadere quasi alla moviola. Orfeo, un pianeta grande metà della Terra, si avvicinerebbe e si scontrerebbe lentamente, penetrando all'interno ed espellendo grandi nuvole di vapore. Ma tutto finirebbe in circa 20 o 30 minuti. La collisione solleverebbe grandi getti di vapore e questi non ubbidirebbero alle stesse leggi delle rocce solide. Il vapore si espanderebbe per la pressione interna e questo permetterebbe a una discreta quantità di materiale di rimanere in orbita intorno alla Terra. Hartmann afferma che ci fu un impatto e Melosh afferma che i resti si situarono in orbita. Ma da quei resti come si formò la Luna? In realtà è per puro caso che un corpo celeste urti contro un altro e come risultato nascano pianeti. Una di queste collisioni casuali è avvenuta con l'angolazione giusta e alla velocità corretta per formare la nostra Luna. Se inoltre si pensa al fatto che la Terra si posizionò ad una distanza dal nostro Sole tale da essere abitabile e si formò intorno ad essa una Luna molto grande, il tutto sembra essere un avvenimento veramente fortunato. Marte non ha avuto altrettanta fortuna, ha soltanto due piccoli satelliti e il destino di uno di essi è quello di scontrarsi con il pianeta. Un impatto distrugge un satellite interno di Urano. Questo evento lasciò il pianeta circondato da una serie di anelli e con un satellite ricostituito, la Luna che oggi conosciamo come Miranda. Saturno e i suoi anelli, miliardi di particelle, alcune piccole come granelli di sabbia e altre grandi come camion. Gli anelli sono probabilmente resti di una Luna che si avvicinò troppo e che fu spezzata a causa dell'attrazione di Saturno. O forse il satellite si polverizzò per un impatto. Ad ogni modo, gli anelli sono troppo vicini a Saturno per riuscire a formare un satellite. Si trovano dentro quello che gli astronomi chiamano il limite di Roche. Al suo interno il materiale cade a spirale sul pianeta, il destino che attende gli anelli di Saturno. L'impatto necessario per formare una Luna grande come la nostra è raro. Se Orfeo ci avesse colpito frontalmente, oggi la Terra non avrebbe nessun satellite. L'impatto avrebbe lasciato dietro di sé un anello di detriti e poiché si sarebbero trovati all'interno del limite di Roche, sarebbero ricaduti sulla Terra. In altri casi, scopriamo che dopo un impatto possono formarsi due lune che rimangono stabili per decine di migliaia di anni. Canop prova con tutti i possibili angoli nei suoi modelli di simulazione l'impatto di Orfeo. Un terzo di queste simulazioni ha prodotto due piccoli satelliti, ma il loro equilibrio era molto instabile. Peccato, due lune non sarebbero durate fino ad oggi. Sarebbe una bella vista avere due lune nel cielo, molto vicine alla Terra. Con due satelliti, il più piccolo e più interno o cade sul nostro pianeta o le due lune alla fine collidono tra loro. Per formare la nostra Luna, Canup prova con un avvicinamento più obliquo. Scopriamo che se simuliamo l'impatto con un angolo molto obliquo, in modo che il corpo sfiori appena la prototerra, viene favorita la messa in orbita di materia. Un impatto obliquo distruggerebbe parzialmente il corpo impattante, che tornerebbe a ricomporsi dopo un certo periodo di tempo e ritornerebbe per un secondo impatto.
for a second hit. Un doppio colpo. Tutto il processo dell'impatto durò probabilmente un paio di giorni. Ma fu un weekend molto brutto sulla Terra. Ma il nostro premio fu la Luna. Si formò appena fuori il limite di Roche, a circa 22.000 km dalla superficie della seconda versione della Terra. Accumulando il materiale di un disco incandescente di resti, la nostra Luna si formò rapidamente, in un tempo compreso tra 1 e 100 anni. Se fossimo stati sulla Terra quando si formò la Luna, diciamo circa 100 anni dopo l'impatto, si sarebbe vista veramente enorme nel cielo notturno. Poco dopo la sua formazione, la Luna sarebbe apparsa nel cielo notturno circa 15 volte più grande di quanto la vediamo oggi. Sarebbe stato un vero spettacolo. Ma il nostro pianeta devastato sarebbe stato un inferno. Vulcani in eruzione, la crosta che si spacca, la lava che fluisce come fosse un oceano. La Luna è tanto vicina che la roccia e il magma formano maree. L'attrazione lunare era 4.000 volte superiore a quella di oggi. La Terra soffrirebbe di convulsioni, nei mari tutte le onde sarebbero tsunami. Gradualmente, dopo 4 miliardi e mezzo di anni, la Terra si è raffreddata e calmata. All'inizio potenti forze mareali causarono il rapido allontanamento della Luna. La rotazione di entrambi i corpi si fece sempre più lenta. Il nostro giorno si è allungato da 4 a 24 ore. L'azione delle maree continua a sottrarre velocità alla rotazione terrestre e ad allontanare la Luna. Gli scienziati sanno ciò grazie all'esame degli strati di rocce dette ritmiti delle maree, che mostrano la frequenza delle maree preistoriche. Marjorie Chan dell'Università dello Utah raccoglie ritmiti nel Big Cottonwood Canyon. Molti milioni di anni fa, questi erano strati sedimentari che venivano lasciati dalle maree nell'estuario di un fiume. Alcuni strati di rocce sono spessi quanto un foglio di carta, ed è come se ogni foglio di carta fosse una storia o una pagina di un diario di ciò che è successo miliardi di anni fa. I ritrovamenti di Chan sono solidi come la roccia. Le maree primitive erano molto più frequenti e i giorni molto più brevi. È sorprendente che questi ritmiti possano dirci che i giorni duravano soltanto 18 ore, perché possiamo contarle nei ritmi delle maree. Possiamo studiare quanti cicli c'erano in un giorno e quanti giorni c'erano in un mese e quanti mesi in un anno. Questi calcoli dimostrano che da allora la Luna si è allontanata dalla Terra. Da una distanza iniziale di solo 22.500 km siamo arrivati a una distanza media dalla Terra di 376.500 km. Oggi, quando i tre corpi celesti si allineano, la Luna può coprire esattamente il Sole. Dalla Terra vediamo un'eclisse totale, una sorprendente coincidenza cosmica. Le eclissi sono un'ulteriore prova che la Luna si sta allontanando dalla Terra. Questa è un'eclisse totale di oggi, ma si vedeva in quest'altro modo quando la Luna era più vicina alla Terra. Nel futuro, quando la Luna sarà ancora più lontana, le eclissi totali saranno un ricordo del passato. Le registrazioni delle antiche eclissi rivelano che soltanto 2000 anni fa la durata del giorno era più breve di quella di oggi. Se fosse stata costante, l'eclisse solare dell'anno 136 a.C. sarebbe stata totale. Invece, poiché il giorno allora era più breve soltanto di un ventesimo di secondo, la totalità scivolò verso est, verso Babilonia. Più di un quarto di secolo fa, gli astronauti dell'Apollo piazzarono dei riflettori sulla superficie della Luna. Oggi sono un bersaglio per gli astronomi dell'Osservatorio McDonald nel Texas. Facendo riflettere dei raggi laser sui riflettori, si può misurare la velocità alla quale si allontana la Luna con un errore piccolissimo. La distanza aumenta di circa 38,1 mm ogni anno. Per questo, in 4 miliardi e mezzo di anni, le dimensioni della Luna nel cielo si sono ridotte fino a quelle attuali. L'attrazione gravitazionale della Luna mantiene la Terra in un equilibrio stabile, con un'inclinazione costante dell'asse di circa 23 gradi. Invece Marte non ha un grosso satellite che lo stabilizzi e quindi oscilla sul suo asse.
nel corso di milioni di anni, l'inclinazione di Marte può variare da 0 a 90 gradi, causando un vero e proprio caos nel clima. È difficile da immaginare una Terra così. A Parigi, nel Bureau de Longitude, l'astronomo Jacques Lascar si domanda che cosa accadrebbe alla Terra se non esistesse la nostra grande e benefica Luna. In primo luogo crea un modello della Terra con la Luna. Su questo modello il nostro asse può muoversi in modo circolare, ma sempre inclinato di 23 gradi. Se togliamo la Luna, il movimento circolare diventa più lento, ma la Terra impazzisce. I calcoli di Lascar significano il caos. Se la Luna sparisse, perderemmo stabilità. La Terra si muoverebbe errante nel sistema solare interno. Lascar non ha dubbio che dipendiamo interamente dalla nostra compagna spaziale. Se non avessimo la Luna, l'inclinazione dell'asse terrestre varierebbe tra 0 e 90 gradi e il clima cambierebbe drammaticamente. Possiamo dire che la Luna è un regolatore climatico della Terra. Perfino avendo la Luna, la Terra soffre fluttuazioni minime nella sua inclinazione. Come membro della squadra della NASA che cerca le origini della vita, Lynn Rothschild sa che perfino il più lieve cambiamento nell'inclinazione avrebbe seri effetti. Alcuni ricercatori tedeschi hanno proposto che la ragione per la quale le prime civiltà della Terra nacquero nella regione del Delta del Nilo e non nel Sahara, dove c'erano gruppi umani più numerosi, è perché l'inclinazione della Terra variò di poco meno di un grado. Il rigoglioso Sahara nel nord dell'Africa diventò arso e arido. Oggi è il deserto più grande della Terra, prodotto da un'oscillazione planetaria. Senza la Luna subiremmo cambiamenti nell'inclinazione di 20, 30, 40 gradi o ancora di più. Quindi se confrontiamo questo cambiamento a quello di meno di un grado che causò la migrazione in massa degli esseri umani, possiamo immaginare quanto sia serio questo fattore per la vita sulla Terra. Quindi il progressivo allontanamento della Luna è motivo di preoccupazione. Sarebbe così l'Egitto se l'inclinazione della Terra cambiasse? È questo il Sahara del futuro? E l'Antartide diventerà un deserto infuocato? Questo può essere il nostro futuro se perdiamo la Luna e la Terra si inclina leggermente. Improvvisamente avremmo estati incredibilmente calde, intendo con temperature sulla Terra di circa 100 gradi centigradi. D'altra parte ci sarebbero inverni con temperature sotto il livello di congelamento, magari persino freddi come il ghiaccio secco, temperature incredibilmente fredde. Banchi di ghiaccio avanzano e retrocedono a cavallo dell'equatore e ancor peggio, mentre la Terra oscilla caoticamente, le calotte polari si sciolgono, gli oceani straripano, le isole spariscono e le città costiere vengono inondate. È un fatto certo, la Luna ci sta abbandonando. Più si allontana, meno riuscirà a stabilizzare il nostro pianeta e più la Terra ruoterà lentamente. Quindi i nostri giorni saranno sempre più lunghi. Un modo per far allontanare la Luna più lentamente è quello di costruire grandi dighe, non nei fiumi, ma negli oceani. Per ora è fantascienza, ma abbiamo ancora milioni di anni per sviluppare questa tecnologia. Stiamo perdendo la nostra Luna a causa dell'attrito delle maree. Se riducessimo il flusso e il riflusso dei nostri oceani mediante dighe, potremmo ridurre l'allontanamento del nostro satellite. Audace allo stesso modo fu l'idea dell'ormai defunto Alexander Abian, dell'Università dell'Iowa. Suggerì di catturare una delle lune di Giove e di posizionarla nell'orbita terrestre. Questa luna, Europa, è sufficientemente grande per questo compito. Non rimpiazzerebbe la nostra Luna, ma aiuterebbe a mantenere diritto il nostro pianeta, mentre l'influenza del nostro satellite continuerebbe a diminuire. Luna piena sulla Terra. Alcuni credono che la luna piena significhi problemi in ospedali, prigioni e strade di qualunque città. Chiedete a un'infermiera o a un poliziotto. Certe volte sembra che succeda qualcosa quando c'è la luna piena. Sembra che ci siano sempre più problemi. Esiste certe volte qualcosa nell'aria che eccita la gente, con conseguenze negative.
La scienza spiega l'avvenire delle fasi lunari. Sono dovute al fatto che solo una faccia della Luna è illuminata e noi vediamo di volta in volta una porzione variabile di quella faccia. Quello che la scienza non spiega ancora del tutto è il possibile effetto delle fasi sulla vita terrestre. C'è chi arriva a credere che la pratica di certi esercizi yoga sia pericolosa durante la luna piena. Nascono più bebè durante la luna piena? L'orbita lunare attorno alla Terra, che si compie in 29 giorni e mezzo e chiamiamo il mese lunare, ha influenze sul ciclo mestruale? Per l'uomo primitivo, la luna piena significava avere luce per cacciare di notte. C'è una teoria non dimostrata, secondo cui per questo motivo le donne conciliarono il ciclo mestruale col mese lunare. Mentre gli uomini cacciavano, potevano non essere fertili, ma durante le scure notti di luna nuova, quando gli uomini erano a casa, le donne dovevano essere fertili per la sopravvivenza della specie. In natura, una volta all'anno, un verme marino detto palolo sale fino alla superficie dell'oceano per accoppiarsi la notte prima della luna nuova. È una facile preda per questi isolani dei mari del sud. Il corallo cresce sulla Grande Barriera. Succede solo durante la luna piena di novembre. Una specie di segnale lunare fa sì che 1000 specie si riproducano. Quando le maree sono più alte, durante la luna nuova e la luna piena, le tartarughe marine si affrettano sulla spiaggia durante la notte per depositare le uova. È il momento più sicuro per covare i piccoli. Dato che la luna regola le maree, anche le maree regolano le abitudini di alcuni animali. Questi granchi della sabbia emergono soltanto durante la bassa marea. Nelle isole Galapagos, le iguane marine prevedono le basse maree con 2 ore di anticipo. Questo le avvantaggia durante il tragitto verso la zona dove si alimentano, che devono condividere con le foche. Vendemmia francese. I coltivatori credono che durante la luna piena l'influenza lunare sia maggiore e che la massima energia fluisca nell'uva. Per questo in Francia i viticoltori preferiscono raccogliere nei giorni di luna piena e decantare durante la luna nuova. Quando l'influenza lunare è minore, affermano, il vino ha meno sedimento e quindi risulta più chiaro. La vita sulla Terra è indubbiamente soggetta al ritmo della Luna. Oggi si crede che l'impatto che formò il nostro satellite abbia accelerato l'apparizione della vita sulla Terra. In Groenlandia, nel 99, si fece una scoperta assolutamente sorprendente. Voliamo verso l'accampamento in un posto molto isolato dell'ovest della Groenlandia, dove si può arrivare soltanto in elicottero. Dall'accampamento cammineremo fino al posto dove si è scoperto il primo capitolo della storia della Terra. 3 miliardi e 800 mila anni fa questa massa rocciosa era parte del fondo dell'oceano. Minik Rosing, un nativo Inuit, è stato il primo a scoprire il suo segreto. Questa è la roccia più antica della Terra. È il materiale più antico che si può toccare con mano. Per toccare qualcosa di precedente bisogna andare sulla Luna. Ma le rocce lunari, benché antiche, non contengono segni di vita. Sulla Terra, invece, la roccia che ha toccato Rosing in Groenlandia ne ha molti. Questa è la grande scoperta. Questi strati contengono carbonio, prova dell'esistenza di un plancton complesso. Quel plancton dimostra che il principio della vita sulla Terra ebbe luogo circa 200 milioni di anni prima di quello che si pensava, avvicinandolo a epoche più prossime all'impatto che formò la Luna. È stata un'esperienza realmente impressionante, perché non si pensava che la vita potesse esistere in quell'epoca e che, se esisteva, potesse essere una forma di vita degli oceani. Prima si pensava che la vita primordiale esistesse soltanto in ambienti estremi e si alimentasse dei gas di vulcani sommersi a grandi profondità. Quest'uomo illustra brillantemente i ritrovamenti in Groenlandia. Membro dell'Accademia Nazionale Americana e consigliere scientifico del suo governo, Norman Sleep crede che l'impatto di Orfeo che formò la Luna abbia dato inizio alla vita. La prima versione della Terra morì quando Orfeo la colpì. Questa è la seconda versione. Se fossimo ancora alla prima, saremmo sommersi da 3 chilometri d'acqua. Non avremmo ossigeno per respirare. La teoria di Sleep è radicale. Orfeo fece evaporare metà degli oceani della prima Terra e creò una nuova atmosfera.
Molto probabilmente c'era vita acquatica sul nostro protopianeta. Non mancava l'acqua nella prima Terra ed è possibile che anche Orfeo ospitasse la vita. Ma quell'impatto non lasciò alcun superstite. L'impatto fece sì che la Terra ricominciasse dall'inizio. Qualunque forma di vita esistesse prima, sia sulla Terra che su Orfeo, si estinse. Ma crede che Orfeo iniziò la vita sulla Terra. Può esserci stata una connessione tra l'inizio della vita sulla Terra e l'impatto che formò la Luna. Sleep crede che, come la prima Terra, anche Orfeo avesse un nucleo di ferro. Al computer i nuclei sono di colore azzurro. A causa della violenza dell'impatto si fusero. Quando Orfeo colpì, si mischiarono grandi quantità di ferro all'interno della Terra. Quel ferro reagì con l'acqua producendo idrogeno. Ciò produsse un'atmosfera riducente senza ossigeno, che è essenziale per la nascita della vita. Inoltre sarebbe bastato che fosse attraversata dall'elettricità, come per un fulmine, e gli elementi precursori della vita sarebbero potuti apparire. Nel 1952 un celebre esperimento fece esattamente questo. Al Urey e quest'uomo Stanley Miller crearono amminoacidi semplici in una provetta, ma da allora il loro esperimento ha perso credibilità. I loro colleghi insistono sul fatto che sulla Terra mancassero le condizioni adeguate, per esempio l'atmosfera riduttrice. Soltanto ora sappiamo che l'impatto di Orfeo potrebbe aver prodotto quell'atmosfera. Supponendo che non fosse mai avvenuto l'impatto, come sarebbe la Terra? La prima versione della Terra sarebbe soltanto un oceano. Si vedrebbero soltanto poche terre emerse. Un po' del Tibet emergerebbe, magari la parte superiore delle Hawaii o il Monte Everest, ma sarebbe praticamente coperta d'acqua. Senza l'impatto non ci sarebbero esseri umani sulla Terra. Questo documentario forse lo starebbero facendo altre forme di vita, ma non gli esseri umani. Possiamo soltanto fare ipotesi riguardo alle creature che si sarebbero evolute nella prima versione della Terra. È divertente cercare di immaginare come sarebbe stata la vita su una Terra simile. Ci sarebbe vita intelligente? Se non ci fosse stato l'impatto che formò la Luna, forse la vita sulla Terra non esisterebbe del tutto. Senza la Luna a rallentare la nostra rotazione, la Terra sarebbe ostile. La Terra girerebbe molto velocemente. Senza la Luna avremmo giorni che passano in fretta, poiché sarebbero circa 3 volte più brevi di quelli di oggi. Le albe e i tramonti si succederebbero rapidamente. Un clima atroce, con venti di oltre centinaia di chilometri all'ora e con incessanti tempeste di polvere. Nessun essere umano potrebbe sopravvivere. Bisognerebbe ricorrere all'ambiente acquatico. E se ci mettiamo a pensare, quale essere marino può considerarsi intelligente? I polpi e alcune specie simili sono abbastanza intelligenti. Possono compiere azioni come costruire piccole abitazioni per se stessi con i tentacoli e possono in un certo senso avere sentimenti. Hanno occhi che sono quasi uguali a quelli dei vertebrati. Sono assolutamente affascinanti. Magari i cefalopodi, i polpi, i calamari e altri sarebbero i geni di una Terra senza Luna. Ma con la Luna i cefalopodi non evolsero abbastanza per guidare la seconda versione della Terra e neppure gli oceani. La maggioranza perì nell'impatto che uccise i dinosauri 65 milioni di anni fa. Ogni 100 milioni di anni circa avviene un'estinzione di massa. Nel passato la Luna potrebbe avere protetto la Terra contro tali impatti, ma statisticamente le probabilità sono scarse. Per una biologa evolutiva le statistiche non hanno importanza. L'unica cosa di cui ho bisogno è un impatto che abbia condizionato l'evoluzione e la cosa affascinante è che non c'è modo di provarlo. Potrebbe esserci stato un momento nel quale la Luna ci ha protetti, che ci abbia salvato soltanto perché era nel posto giusto al momento giusto per intercettare un impatto che avrebbe causato un danno grave alla vita sulla Terra e che avrebbe causato un'estinzione di massa. La Luna potrebbe aver salvato il nostro pianeta e sta per diventare il nostro trampolino per andare verso altri pianeti. Visto che la casualità è un aspetto molto importante nell'evoluzione dei pianeti, la Luna può essere vista come un simbolo di fortuna.
Se un minuto granello di sabbia si fosse mosso molto lievemente al principio della storia dell'evoluzione planetaria, anche se fosse stato soltanto spesso come un capello umano, avrebbe potuto provocare una collisione un milione di anni più tardi. Orfeo avrebbe potuto transitare vicino alla Terra senza toccarla. O forse sarebbe potuto precipitare su Venere. Questo avrebbe potuto produrre un sistema molto simile a quello della nostra Terra attuale, con la differenza che sarebbe stato Venere a ritrovarsi con una grande luna e non la Terra. Eliminando ogni possibilità che sorgesse vita intelligente sulla Terra. 3, 2, 1, 0. Decollo della navicella spaziale Lunar Prospector per un viaggio alla riscoperta della Luna. Ma poiché abbiamo la Luna, abbiamo anche l'opportunità di colonizzare il Sistema Solare e ora siamo nuovamente su quella strada. Ho sempre pensato alla Luna come un mondo completo. La gente tende a dimenticare che si tratti di un mondo, un posto molto grande. La superficie lunare è uguale alla superficie di tutta l'America, del Nord e del Sud messa insieme. Ma nonostante le sonde inviate e i 6 allunaggi delle missioni Apollo, la nostra compagna nello spazio è ancora relativamente sconosciuta. Abbiamo un mondo vicino del quale non sappiamo niente. Spesso penso, come analogia, che se avessimo inviato 6 gruppi di persone in luoghi diversi della California e avessero lavorato 3 giorni, non avrebbero trovato né oro né petrolio. E non avrebbero mai trovato l'acqua, forse depositata dalle comete miliardi di anni fa. Nella profondità dei bui crateri ai poli lunari potrebbe essersi conservato del ghiaccio. L'indizio apparve nel 1998, quando la sonda di Binder, la Lunar Prospector, scoprì idrogeno, un possibile segno di acqua. La quantità d'acqua che stiamo sorvolando in questo momento è più o meno equivalente a quella che pensiamo sia congelata nelle regioni polari della Luna, secondo le informazioni raccolte dalla Lunar Prospector. Se così fosse, allora saremmo pronti per la colonizzazione del nostro satellite. Se si conferma la presenza di acqua, varrebbe il suo peso in oro. Volevamo che la gente tornasse a studiare la Luna e capisse che è il futuro dell'umanità e il principio della colonizzazione del Sistema Solare. Io credo che la Lunar Prospector lo abbia fatto. Voglio vedere l'umanità sulla Luna e la voglio vedere spargersi in tutto il Sistema Solare, e questo è soltanto il punto di partenza. Quando si esaurì il combustibile della Lunar Prospector, Binder ebbe un'idea. Puntò verso un cratere nel polo sud. Uno schianto mirato avrebbe fatto spruzzare l'acqua tutt'intorno, provando così la sua teoria? Purtroppo non accadde, ma fu un buon tentativo. David Gumb è un imprenditore dello spazio che sta programmando una missione sulla Luna, vedendoci un'opportunità commerciale. Nella sua base situata nel deserto di Mojave, in California, Gamba ha realizzato il prototipo di un razzo riutilizzabile. Dall'orbita terrestre il razzo lancerà un modulo che atterrerà sulla Luna alla ricerca dell'acqua. Non ci sono prove certe dell'esistenza di acqua. Il nostro robot, per questo motivo, atterrerà probabilmente al polo sud, vicino al cosiddetto picco della vita eterna, e dopo entrerà in uno di quei crateri che sono permanentemente nell'oscurità per vedere se esista ghiaccio che possa essere raccolto per costruire la nostra prima oasi spaziale. Se potessimo confermare che esistono quantità utili di acqua nei poli lunari, potremmo rifornire lì le nostre navicelle spaziali. Sarebbero fattibili allora le missioni verso Marte e altri corpi del Sistema Solare. Per la prima volta potremmo vivere fuori dalla Terra mentre esploriamo lo spazio. Le aspettative di Gamba ruotano intorno all'esistenza dell'acqua lunare. L'acqua mantiene la vita e, separata in idrogeno e ossigeno liquidi, diventa combustibile per i razzi. Penso che la Luna sia cruciale per effettuare uno scalo intermedio verso il resto del Sistema Solare. Il Sistema Solare è un posto davvero grande, quindi avere un campo di addestramento vicino a casa dove possiamo provare e valutare le nostre apparecchiature è molto importante, e anche in casi di emergenza. Se in rotta verso Marte ci fosse un problema, ora saremmo persi. Se c'è dell'acqua, il passo successivo sarebbero le colonie lunari, ma non sarebbero come i freddi moduli della fantascienza. Sarebbero piuttosto come le strutture di mattone crudo dei deserti messicani e del sud-ovest degli Stati Uniti. I pionieri della Luna fabbricheranno le loro abitazioni con polvere lunare. La prossima volta che andremo sulla Luna, i nostri abiti saranno di una tecnologia molto più avanzata.
ma dovremo dipendere dalle risorse naturali locali per le nostre dimore. La parola chiave è risparmio, saper vivere del terreno lunare. Le prime abitazioni lunari potrebbero assomigliare a queste capanne del Museo di Case Tradizionali in California. Ogni chilo di materiale che portiamo da qui fino alla Luna ci costerà 2 o 3 volte il suo peso in oro. Pertanto è vitale poter utilizzare quello che esiste lì. Tubi riempiti di polvere lunare e ammucchiati in spirali. Sembra un'ironia della sorte dover ritornare alle origini della nostra storia. Ma in realtà non è così. È prendere il meglio che ci ha dato la nostra civiltà per avanzare verso il futuro. Come le montagne russe? Madhu Thangavelu, architetto spaziale, parla con Anthony Zuppero, scienziato specializzato in razzi. Il tema sono i trasporti e la maniera più economica per andare sulla Luna. Pensi che questo sarà simile a quello che troveremo sulla Luna? Credo di sì! La NASA sta finanziando la ricerca. Con solo un sesto della gravità che c'è sulla Terra, è 100 volte più economico lanciare veicoli spaziali dalla Luna. Ma immaginate di passare 3 anni qui dentro, in rotta verso Giove. Lo spazio è orribile. Dobbiamo avere la gravità, altrimenti il sistema immunitario non funziona. Le ossa si trasformano in gesso. Dobbiamo sempre avere la gravità. L'unica maniera di ottenerla è con un grande dispositivo rotante che ci spinga contro le sue pareti. Ed è quello che Zuppero sta studiando, un gigantesco anello gonfiato con ghiaccio proveniente dalla Luna, ghiaccio immagazzinato in una stazione di rifornimento in orbita lunare. Le navicelle spaziali non si costruirebbero, si gonfierebbero. Sarebbero come borse di plastica delle dimensioni di uno stadio di calcio e sembrerebbero enormi pneumatici. Le pareti si gonfierebbero con acqua e si otterrebbe una nave spaziale di ghiaccio. L'anello girerebbe e al suo interno i viaggiatori avrebbero la gravità. Il ghiaccio immagazzinato nelle pareti fornirebbe energia a una specie di razzo di vapore. Per il ritorno ci si potrebbe rifornire su una delle lune ghiacciate di Giove. Non avrei mai pensato che un razzo a vapore potesse sopportare 100 volte più peso del migliore di tutti i razzi. Questo significa che si potrebbero trasportare 100 persone di qui a Giove e a tutte le sue lune, Ganimede, Callisto o Europa. Assolutamente incredibile. L'unica cosa di cui Zuppero ha bisogno per far funzionare questo razzo a vapore è la sorgente di energia di un sottomarino nucleare. Potrebbe anche reclutare alcuni marinai. Il programma spaziale ricorse ai sottomarini per verificare come reagirebbero le persone durante lunghi viaggi in condizioni di isolamento totale. Impararono molto dai marinai e penso che essi sarebbero interessati a progetti di questo tipo e che penserebbero che l'opportunità di fare una cosa così sarebbe un'esperienza emozionante. Per il momento l'inconveniente è il fattore nucleare. Un mondo in cui fossero permesse navicelle spaziali spinte da esplosioni nucleari sarebbe diverso dal mondo attuale. Le armi nucleari dovrebbero essere totalmente abolite. Se mai dovessimo raggiungere un ordine sociale tanto gradevole, abbonderebbero opportunità meravigliose. Come appassionato della navigazione, Solem stabilisce un parallelismo con la sua piccola nave spaziale nucleare, Medusa. Quello che hanno in comune questo bellissimo yacht di Coppa America, l'American One, e la navicella spaziale Medusa è lo Spinnaker. Lo Spinnaker è una vela molto leggera posta a prua dell'imbarcazione ed è spinta direttamente dal vento. Nel caso di una navicella, essa verrebbe spinta da una serie di esplosioni nucleari. Medusa ha bisogno della Luna perché gli esplosivi nucleari che spingono la sua vela sono racchiusi nella polvere lunare. Medusa può viaggiare a decine di milioni di chilometri l'ora. Medusa può permettere viaggi interplanetari su scale di tempo umane. Ci potrebbe perfino portare alle stelle.
E attorno a quelle stelle ci sono pianeti che ospitano la vita come la nostra Terra? O la vita ha bisogno della fortuna che noi abbiamo avuto nell'avere la Luna? Ora che stiamo scoprendo pianeti attorno ad altre stelle, quanto importante è una Luna per creare un ecosistema simile a quello della Terra? Se ci sono 100 pianeti che girano intorno ad altre stelle, 50 di essi sono di tipo terrestre. Ma di questi 50 pianeti, quanti sono proprio come la Terra? O si ottiene qualcosa di davvero simile alla Terra soltanto se una Luna orbita loro attorno? Recentemente abbiamo cominciato a porci questa domanda. Quanto probabile è la formazione di un pianeta simile alla Terra con una grande Luna come la nostra in altri sistemi solari? Sono domande critiche, perché la Luna sembra essere un elemento importante per l'abitabilità e la stabilità del clima del nostro pianeta. Quindi, per rispondere alla domanda quanto è probabile che ci siano altri pianeti come la Terra, in realtà dobbiamo conoscere la risposta ad un'altra domanda: quanto probabili sono altre Lune? Fino ad oggi sono stati scoperti oltre 140 pianeti attorno ad altre stelle, ma nessuno è simile alla Terra. Forse un giorno dalla Medusa potremo scorgere un tranquillo pianeta azzurro con un'unica grande luna.